Vita in condominio, seconda parte del nostro appuntamento con Linea Diretta. Ospite adesso è Antonello Turrioni. Antonello Turrioni è il presidente provinciale di ANACI. Dobbiamo dire che io continuo a leggere questo volume, ma è davvero molto difficile. Sembra è un testo di diritto in fondo, sì, sì. È un'integrazione a un testo di diritto civile che ormai abbiamo dato moltissimi anni fa. E voi siete costretti praticamente a conoscere per intero tutta la normativa che è compresa in questo volume. Non solo quello, ma noi ogni anno bisogna fare un corso di aggiornamento di 16 ore con l'esame scritto e orale. Quindi crediti formativi? Crediti formativi a parte, sono altre 18 ore a parte. Quindi se non ce l'hai, la nostra associazione è talmente rigida che ti butta fuori. Quindi quello bisogna farlo sicuramente. Ma quello che è interessante è che col DM 140, che è uscito nel 2012, non si fanno gli esami scritti e orali, tu non potresti nemmeno praticare la professione. Tant'è vero che io ho intenzione come presidente di andare a parlare anche col presidente del tribunale, perché voglio dire al presidente come fa, cioè i giudici prima di fare la causa, di testare la causa, chiedere all'amministratore se ha regolarmente effettuato tutte le procedure che il DM 140 prevede. Ecco, allora immaginiamo, siamo di fronte a una normativa molto complessa che voi stessi studiate in continuazione, sì. Quindi figuriamoci qual è l'atteggiamento dei condomini, dei semplici condomini che non possono evidentemente conoscere che una minima parte di quello che è contenuto in questo libro. E per questo noi stiamo facendo e appunto per questo voi state ovviamente facendo queste trasmissioni divulgative, ma avete in più aperto uno sportello ogni mercoledì presso la sede della Confcommercio, sì, venite incontro. Diciamo, no? Incontro a tutti i quesiti che vogliono portare le persone gratis, e due di noi amministratori presentano tutte i mercoledì in maniera da dare risposte. Se non gliela possono dare subito perché magari il caso è complesso, noi provvedono a portarla in sede con consulto con un legale e si dà la risposta. Ecco, vogliamo ricordare anche gli orari di apertura di sono questo sportello. I primi mercoledì del mese dalle 10 alle 1. Dalle 10 alle 13 i primi mercoledì del mese presso la sede dell'Associazione Commercianti. Sì, e poi sempre presso la sede Commercianti facciamo il famoso corso della DM 140 il 12 e il 13 luglio. È aperto a tutti, anche quelli che non sono iscritti alla ANACI. Ci sono alcune domande, alcune curiosità dei nostri telespettatori. Una per esempio riguarda l'ascensore come innovazione. Qual è la normativa che regola appunto l'ascensore? L'ascensore, con l'ultima legge che è venuta fuori, l'ultima legislazione, l'ascensore è in opera, deve essere messo in opera con la maggioranza, con le 666 millesi, però pagano solo i proprietari che lo usano. Che lo utilizzano. Esatto. Quindi immagino siano ascensori, non so, a chiave per esempio? No, possono essere a chiave, possono essere con la scheda, possono essere con qualsiasi cosa. Soltanto che quelli che dopo vogliono rientrare, perché magari non c'erano i soldi lì per lì, pagano le spese. Devono contribuire alle spese. E la ripartizione delle spese dell'ascensore, quando si mette, è per millesimi di proprietà. Quando è una manutenzione, per tutta la manutenzione invece è in base a metà per l'altezza e metà per la proprietà. Lo stillicidio. È una cosa più frequente. Più frequente. Perché c'è quello che annaffia i vasi e l'acqua va di sotto. C'è quello che butta le molliche del pane quando scurre la tovaglia. E vengono tutti a reclamare. Giustamente c'è anche un regolamento condominiale comunale che proibisce lo stillicidio. Tant'è vero che ci sono anche le multe. Però lo stillicidio è specialmente quando annaffiano le piante. Quando annaffiano soprattutto le piante sul balcone, sì. E quindi c'è il rischio che l'acqua scivoli di sotto. E magari bagna la persona o bagna la tenda o bagna i paesi. Potrebbe creare anche danni alla struttura col passare del tempo, per esempio all'intonaco. Anche quello, sì. Cioè. Però lì si vede un pochino, si dimostra un pochino col passare del tempo, lo potete dimostrare meno. Questo è uno degli argomenti anche più frequenti di discussione. Esatto. Quanti litigi ci sono, per esempio, con la signora del piano di sopra che o annaffia i fiori oppure magari scuote la tovaglia. O pulisce la terrazza che scola di sotto con l'acqua, purtroppo bisogna farlo, però allora a quel punto bisogna mettere
dei tubi che vanno oltre al piano di sotto. Certo. La maggioranza per le varie operazioni, è possibile quantificarla? Le varie operazioni condominiali? Le varie operazioni condominiali. Vedo che ci sono anche sì, degli appunti perché ce ne sono molti casi. Per esempio, per il parcheggio, l'innovazione del parcheggio, almeno 800 millesimi su 1000. 800 millesimi? No, scusi, 500 millesimi. 500 metà millesimi. Degli intervenuti più uno, va bene? Mentre la relazione. Ecco, metà degli intervenuti più uno si intende metà più uno dei partecipanti. Esatto. Realizzazione dei posti auto in condominio, sempre mille, questo ci vuole mille millesimi. Mille millesimi. Poi, per esempio, la vendita, no, aspetti, il consumo di la locazione non c'entra niente, poi qui ce ne saranno una miriade di una miriade di situazioni, di circostanze. Riparazioni del tetto, riparazioni della. L'antenna centralizzata. Ecco, da profano, io mi immagino che gli interventi strutturali sugli immobili siano quelli spettano ai proprietari, ma sono quelli anche, voglio dire, quando ci sono degli interventi in comune da eseguire che richiedono forse la maggioranza più elevata. 666 millesimi, però in questo momento la legge dice che se vogliono fare i lavori straordinari, prima si fa un fondo, si crea un fondo dove tutti versano e poi si cominciano i lavori. Ecco, un fondo, questo per evitare problemi con l'impresa che esegue i lavori? Esatto. E quindi anche per una maggiore tracciabilità, immagino. Quella sempre, perché noi facciamo tutto o con assegno o con bonifico. Ecco, poniamo il caso che i condomini decidano, per esempio, non so, di rimettere a posto il tetto del palazzo. Qual è la procedura, per esempio, si che devono seguire? L'assemblea, si portano i tre preventivi, si nomina un tecnico che sceglie, poi con il tema tecnico si sceglie il preventivo. Si manda la ripartizione a tutti, si decide le rate da pagare, si dà mandato all'amministratore di aprire un conto corrente presso la banca per i lavori straordinari, dove tutti versano in questo conto e poi, secondo quello che dice il tecnico per gli stati di avanzamento, noi si paga la ditta. Esatto, e quindi praticamente tutto è facilmente riconoscibile. Non solo, ma essere tracciabile, perché se fa il tetto c'è anche la riduzione del 36-50 secondo i periodi, per esempio adesso c'è il 50%, perché non è 36, sì, vabbè, comunque ecco. In base a questo qui noi facciamo il bonifico che ridiamo poi l'anno dopo per scaricare alle interessate. Un argomento che purtroppo diventa sempre più frequente oggi in tempi di difficoltà economiche, perché sono tempi piuttosto difficili e impegnativi per tutti. Coloro che non riescono a pagare la quota condominiale entro la scadenza, qual è la procedura che può essere messa in atto per rientrare in possesso della somma? La legge dice che se non paga entro 6 mesi è l'amministratore che paga, se non ha fatto nessuna azione. E noi si fa prima la raccomandata, poi se manda dal legale. Il legale fa un'altra raccomandata. Se non risponde alla raccomandata, fa l'ingiunzione. Se non c'è l'ingiunzione perché non c'hai soldi, perché hai ipotecata la casa compagnia bella, la ditta che ha fatto i lavori deve chiedere all'amministratore per raccomandata chi è che non ha pagato, e lui dovrebbe fare l'ingiunzione a quelli che non hanno pagato. Però diventa anche lì un problema, perché la ditta vuole i soldi prima, se no non. Certo. Allora, per questo si è stato creato il fondo. Perché se c'è soldi tutti quanti si fa i lavori, se non si fanno. Se no altrimenti non si fanno. E questo è un motivo anche di liti giudiziali che sono sempre più frequenti. Senz'altro, ce ne sono sempre di più. Perché la gente o non c'è soldi o qualche. Insomma, cioè, non è che tutti scialano nel senso di godere nella vita. Certo. E quindi c'è la vecchietta che ha la pensione di vecchiaia piccola e quindi è quella più tartassata. C'è quello magari che ha investito che non può svestire perché sennò perde. C'è tante cose. Ci sono magari persone che purtroppo non hanno più il lavoro. Anche. E quindi sono costrette a stare molto attente alle spese, cercando di privilegiare quello che davvero purtroppo è essenziale. Esatto. Perché siamo arrivati a questa condizione. Quali sono le normative che possono interessare più da vicino i nostri telespettatori, che sono emerse proprio, sono state emanate negli ultimi tempi? Le normative. Abbiamo parlato prima, per esempio, della potabilizzazione del calore. Sì. Quindi c'è l'obbligo entro il 30 giugno prossimo,
Quindi entro il 30 giugno vogliamo ricordare che cosa... Che entro il 30 giugno devono essere montate tutte le... questi termo, i contacalorie, devono essere rifatti i millesimi per la dispersione. Poi oltre questo ci stanno altre cose, c'è sempre adesso c'è la privacy, bisogna vedere la privacy, perché con le nuove normative della CE stamattina abbiamo fatto un corso. Privacy per videosorveglianza, per esempio? No, privacy per l'ufficio, perché. Per ufficio. Perché nell'anagrafe condominiale ci sono i nomi di tutti i partecipanti al condominio, e tra questi ci sono i minori, in parecchi casi. In parecchi casi ci stanno le partite IVA, le partite, insomma, ci sono dati sensibili, mezzi sensibili, ma sensibili, insomma, ecco, che devono essere trattati con una certa prudenza, una certa cautela, e anche noi nella nostra professione ne sappiamo qualcosa, perché è un argomento che è andato sempre ancora peggio, è sempre più difficile e impegnativo, soprattutto negli ultimi tempi. Quindi ricordiamo gli orari di apertura di questo sportello Anaci presso la Camera di Commercio. Dalle 10 alle 1. Quali sono le richieste che più di frequente vi vengono rivolte? Qualcuno viene a sentire perché l'acqua è stata divisa male, le tariffe dell'acqua, qualcuno viene perché le spese di cancelleria sono superiori, perché l'amministratore, quanto prende l'amministratore, perché tutte cose che... E voi siete chiamati a dare una risposta a tutti, quindi ogni primo mercoledì del mese dalle 10 alle 13 presso la sede della Camera di Commercio. Noi ringraziamo anche Antonello Turioni, che è presidente dell'Anaci qui di Arezzo. Ringraziamo anche Carlo Manneschi, che ha partecipato alla prima parte del nostro programma, e ringraziamo i telespettatori che ci hanno così cortesemente seguito. Linea Diretta torna ai prossimi appuntamenti. Grazie e arrivederci.